Ciao a tutti gli amici di cinefoniaci.com, anche se questo Ligu T5C a prima vista sembra il solito smartphone cinese con doppia fotocamera e design visto e rivisto, dentro ha qualcosa di diverso dagli altri. Si tratta della CPU, che non è la solita MediaTek, ma è una Spreadtrum SC8953i, che è una CPU octa-core a 1,8 GHz, 64 bit, ma su tecnologia Intel X86. Per inquadrare subito la categoria di questo smartphone, vi dico subito che su Amazon ora è sui 115 euro e che la CPU ha prestazioni che dovrebbero, tra virgolette, essere paragonabili a quella di una MediaTek MT6750, quindi uno smartphone di fascia media, medio-bassa. Nella confezione troviamo, oltre allo smartphone, un caricatore da 2A che impiega poco più di 2 ore per la ricarica completa della batteria da 3000 mAh, un cavo micro USB ed una cover in silicone trasparente, oltre ovviamente alla spilla per il carrellino delle SIM. Questa è la versione Champagne Gold, ma esiste anche in versione nera, e sempre su Amazon lo trovate allo stesso identico prezzo, il link è qui sotto in descrizione. Come design, niente di nuovo, un design classico. Abbiamo qui sulla parte frontale questo lettore di impronte a sfioramento non cliccabile, ma ai lati non ci sono i classici tasti, cosa a mio parere assurda, perché i tasti, come vedete, sono a schermo. È vero che si può nascondere la barra dei tasti, di usare il tasto sia per tornare indietro con un tocco e con un tocco prolungato tornare alla home, ma la trovo abbastanza ridicola come cosa. Il OnePlus 5 ad esempio, che sono abituato ad utilizzare, ha lo stesso tipo di tasto centrale a sfioramento, ma anche altri due tasti laterali per il back e per il multitasking e le opzioni proprio ai lati. Nota invece positiva è che ha qui in alto sì un flash LED frontale per i selfie, e la fotocamera anteriore è da 5 megapixel, ma per fortuna rispetto ad altri smartphone che abbiamo visto con questo tipo di flash ha anche un LED di notifica blu che funziona anche per tutte le notifiche, comprese WhatsApp, Telegram eccetera. Sotto troviamo presa micro USB, microfono e speaker. Qui sul lato i tasti volume ed accensione, il tasto power è anche zigrinato per non confonderlo con gli altri tasti. Sull'altro lato carrellino delle SIM, classico per due nano SIM o una nano SIM ed una micro SD. In alto non troviamo nulla e dietro questa scocca in alluminio, tutta in alluminio tranne la parte sotto e sopra che sono in plastica, dove qui abbiamo la doppia fotocamera da 13 più 2 megapixel con questa scritta Smart Bokeh Camera Expert, che fa ben sperare per l'effetto profondità, l'effetto bokeh, ma che invece già vi anticipo è sicuramente da dimenticare. Come dimensioni sono quelle di un classico 5,5 pollici non troppo ottimizzato, ovvero abbiamo 157,8 x 74,5 x 7,9 mm. Ve lo faccio vedere vicino al nostro OnePlus 5, che è il 5,5 pollici tra virgolette di riferimento, che come vedete è molto simile come dimensione, anche se il OnePlus 5 ha ovviamente delle linee più ricercate ed eleganti. Andiamo poi a misurare il peso, che come vedete è 168 grammi, esattamente come dichiarato in scheda tecnica. Ok, passiamo subito però a parlare del software, e vi dico subito perché. Abbiamo Android 7.0, poche le personalizzazioni, quasi stock, ma la cosa da segnalare è che la scansione con Malware Bytes rileva un malware nell'applicazione Temi integrata nel launcher di sistema, quindi non direttamente disinstallabile, perché proprio come vedete è proprio nell'APK del launcher di sistema. Cosa questa piuttosto sgradevole, ed è per questo che mi vedete usare Nova Launcher e non il launcher di Legu. Nell'articolo trovate il link ad una piccola guida su come disinstallare completamente il launcher di sistema tramite dei comandi ADB. Ho disinstallato io anche un simil Play Store basato su Aptoid, che fornisce app poco sicure, poco controllate, e quindi veramente, che dire, voto sicuramente negativo per questo T5C per questo aspetto. Niente di irrisolvibile, come vi ho mostrato, però obbliga appunto a perderci un po' di tempo, cosa che ovviamente poi non tutti sono disposti a fare, perché giustamente vogliono uno smartphone pronto all'uso, e così non vi consiglio di usarlo appena acceso senza fare queste operazioni. Comunque andiamo avanti e parliamo delle prestazioni globali. Vi dicevo che questa CPU dovrebbe avere prestazioni simili ad un MediaTek MT6750, anzi Ligu, come vedete, ci tiene a farci vedere che dovrebbe avere anche prestazioni superiori.
Su Antutu in effetti il valore ottenuto è molto simile, ma nel complesso io l'ho trovato leggermente più lento, soprattutto quando si parla di apertura di tante app. Gestisce in maniera piuttosto difficoltosa il passaggio tra app multitasking, quindi come prestazione a mio parere inferiore ad un MT6750. E se su navigazione web e messaggistica e anche diverse app leggere, come vedete, la cosa si nota poco perché va anche piuttosto bene, le prestazioni basse si notano molto nei giochi, in Real Racing va a scatti e come vedete è quasi ingiocabile. Questo T5C va bene quindi solo con giochi molto leggeri, va bene appunto per navigazione, messaggistica, chiamate, anzi chiamate sì e no perché l'audio in capsula auricolare è piuttosto ovattato, chi ci ascolta sente bene, quindi il microfono va bene, bene anche con il Bluetooth della mia auto, ma appunto l'audio in capsula auricolare non è nitido, non è pulito, quindi niente insopportabile, ma ho sentito sicuramente a smartphone con audio migliore anche in questa fascia di prezzo. Niente da dire invece per quanto riguarda la ricezione, è nella media, c'è la banda B20 per il 4G, da segnalare solamente per quanto riguarda le Wi-Fi la mancanza della doppia banda, quindi reti solamente a 2,4 GHz. Il resto invece è in linea appunto con uno smartphone economico, abbiamo una dotazione di sensori ridotta al minimo con la mancanza della bussola e del giroscopio, un GPS nella media ed un lettore di impronte preciso, ma lo andiamo a provare, come vedete molto lento nello sblocco, insomma CPU si innuova ma fondamentalmente niente di nuovo in sostanza, abbiamo i soliti limiti di questo tipo di smartphone. Si salva però per l'autonomia, la CPU ha una tecnologia a 14 nanometri, il che gli permette di consumare piuttosto poco, si conclude tranquillamente la giornata e riproduzione di un video YouTube ha coperto 6 ore e 40 minuti di schermo acceso. Altro aspetto invece in linea con smartphone di fascia medio-bassa con doppia fotocamera è invece appunto la fotocamera posteriore. La secondaria è completamente inutile perché l'effetto bokeh è il classico cerchio con la sfocatura esterna ottenuto via software, però il software è curato, non è male, ci sono anche delle modalità preimpostate che facilitano nell'ottenere buoni risultati, le foto scattate con buona luminosità in effetti non sono male, anzi sono leggermente superiori rispetto alla concorrenza perché sono ricche di dettagli, almeno in questo campo diciamo che strappa sicuramente una sufficienza. Concludendo però questo Ligu T5C non convince affatto, si porta dietro i tanti difetti di smartphone di fascia bassa che conosciamo bene ma con prestazioni ancora più basse, forse anche dovute ad una non corretta implementazione della ROM che magari è ottimizzata per altri tipi di CPU come MediaTek e non va quindi a sfruttare appieno l'istruzione messa a disposizione da una CPU con un'architettura completamente diversa che è quella Intel x86. E poi c'è la questione malware che, come detto, seppur risolvibile, è sicuramente da segnalare tra i difetti, è piuttosto fastidiosa. Per questa cifra, quindi, che dire, c'è sicuramente di meglio. Se vi serve un 5,5 pollici senza pretese, senza prestazioni da top di gamma, il primo che mi viene in mente è sicuramente il Redmi Note 5A e sempre passando per i canali europei costa più o meno uguale. Per questo Ligu T5C è quindi tutto, speriamo di provare in futuro Ligu migliori. E l'appuntamento è alla prossima video recensione. Ciao!